Benvenuti al TG No, la disinformazione direttamente nelle vostre case. L'assessore regionale alle strutture e alla mobilità, il signor Giambattista Pizzo, alla consegna della bratella vicino al viadotto Emera costruita a spese del Movimento 5 Stelle, ha così dichiarato: è pericolosa. Io aggiungerei, è un esempio molto pericoloso, visto che ancora devono iniziare i lavori per il ripristino del pilone della A19 che è crollato il 15 aprile scorso. Il ministro Del Rio, in visita in Sicilia, ha detto che l'isola è indietro di 30 anni. Infatti, in alcuni paesini dell'interno si sta ancora festeggiando l'Italia campione del mondo in Spagna. Ci sono dei televisori che stanno trasmettendo Pronto Raffaella. Sempre lo stesso ministro Del Rio ha promesso l'impegno di spesa per 4 miliardi e 300 milioni di euro. Ha detto questo per l'alta velocità. L'impegno preso dai nostri politici è quello di farli sparire con altrettanta velocità. Passiamo allo sport. Stilato il calendario delle partite di Serie A, con l'occasione è stato presentato l'inno di Giovanni Allegri che precederà ogni incontro di calcio. Molte squadre si sono dichiarate entusiaste di poter retrocedere solo per nascondere sta letania. E andiamo con la nostra rassegna stampa. Il primo dei nostri giornali, l'Avanzi. Villa San Giovanni, blocco imbarchi. Questa è un'altra notizia che non abbiamo dato, però è presente nell'Avanzi. Infatti, proteste dei lavoratori socialmente utili, i lavoratori calabresi, impossibile per le automobili raggiungere traghetti privati in partenza per Messina. Dopo i treni che non lasciano più la Sicilia, ora le macchine che non possono sbarcare nell'isola. Allo studio una catapulta che elimini ogni disagio e che faccia superare lo stretto in pochi secondi. Il Faglio. Siamo indietro di 30 anni. Il ministro Del Rio ha fatto questa triste scoperta mentre inaugurava la nuova tratta della metropolitana e la darsena del porto di Catania. Per azzerare questo gap si pensa ad un decreto legge che consenta l'applicazione di un'ora legale che dal 1985 ci porti direttamente al 2015. E con questo è tutto, vi ringraziamo per aver scelto la nostra disinformazione. Vi ricordo che non ci siamo mossi perché gli autobus non stanno passando, le strade sono piene di buttusa e se portano magari la macchina. Più immobili di così. A proposito, per godere di queste informazioni, disinformazioni, vi suggeriamo di Battisti Mogollo, Sì, viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo caso.